riflessione sull'indispensabile difesa della sanità pubblica che continua ad essere attaccata da più parti, con varie motivazioni. Abbiamo voluto iniziare proprio partendo dall'articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana, che proclama come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, per l'appunto, la tutela della salute. Con questo obiettivo, nel 1978, quindi esattamente 40 anni fa, è stato istituito il Servizio Sanitario Nazionale. Oggi però viene da chiedersi se l'articolo 32 della Costituzione venga rispettato e se il Sistema Sanitario Nazionale invece non sia sottoposto continuamente ad attacchi di chi vuole speculare e guadagnare sulla salute delle persone. Crediamo che la privatizzazione dei servizi sanitari, peraltro vorrei ricordare che è finanziata con denaro pubblico, non sia funzionale ad un'effettiva realizzazione del diritto alla salute. Noi crediamo appunto che non sia funzionale. Stasera parleremo anche della corruzione, che è poi la grave patologia che sta infestando la sanità pubblica da anni, gravando anche qua sul bilancio della Regione. La corruzione, proprio come già stato detto in questa sala qualche mese fa, si esercita in vari modi e non più solo nel modo classico che è quello delle tangenti, ma anche con una grave lievitazione dei costi degli appalti, dei costi degli appalti, delle ristrutturazioni, comunque di tutto quello che passa dal servizio pubblico, e si basa anche dall'assegnazione di consulenze che sono spesso inutili e che comunque vanno a gravare tutti quanti sul bilancio dello Stato e della Regione. Abbiamo voluto anche ricordare la figura di un grande medico, il dottor Albert Schweitzer, e l'abbiamo voluto ricordare come esempio di una medicina che mette al centro la persona. Il dottor Albert Schweitzer è nato in Alsazia, ama la musica, suona l'organo e il pianoforte, compone musica, ma si laurea anche prima in filosofia e poi in medicina, specializzandosi nelle malattie tropicali. Si recherà poi, una volta conseguita la specializzazione, a Lambaréné nel Gabon, in Africa, e la costruisce con fondi propri il primo ambulatorio ospedale dedicato principalmente alla cura della lepra, ma anche alle altre patologie tipiche delle malattie tropicali. È anche un ambientalista, è contro il nucleare, contro le guerre, e nel 1952 gli viene assegnato il premio Nobel per la pace. Utilizza tale fondo per ampliare e migliorare l'ospedale che aveva costruito a Lambaréné e costruisce l'ospedale villaggio Lumière, sempre per la cura della lepra. Muore poi a Lambaréné nel 65. Per tornare invece alla nostra non brillante quotidianità, vorrei ricordare, come però è già noto a molti dei partecipanti in quest'Aula, che la Regione ha emanato e continua ad emanare delibere che, a nostro avviso, vanno ad inficiare gravemente un'assistenza sanitaria equa, universale ed umana. Con la proposta di riforma regionale sui cronici viene infatti introdotta anche la figura del gestore, che non smetterò mai di spiegare: il gestore non è una persona, ma è una società, formata quindi da vari enti. In tale nuovo schema organizzativo è previsto, tra l'altro, anche l'aggregazione dei medici di medicina generale in società, ma in società di tipo imprenditoriale, che assumerebbero il ruolo di gestore del paziente cronico.
Verrebbe così a mancare la possibilità di un rapporto diretto e corretto tra medico e paziente, negando quindi al paziente stesso la garanzia di essere sempre trattato come un'unica entità psicofisica titolare del diritto alla salute. Perché questo, secondo me, è la cosa più grave di queste delibere, e cioè la suddivisione del paziente in due parti, come se fossero due entità, la cronicità e tutto il resto. Tutto ciò, secondo noi, contrasta con la fondamentale esigenza di una umanizzazione della medicina. Fatte queste premesse, possiamo passare agli interventi programmati. Per primo parlerà l'avvocato Gianluca Corrado, che è stato candidato sindaco nel 2016 ed è attualmente consigliere comunale per il Movimento 5 Stelle. Esercita la professione forense in ambito prevalentemente penale, ma anche del diritto di famiglia e del diritto minorile. È molto attivo nella difesa dei reali interessi e diritti dei cittadini, che ritiene debbano tornare ad essere i veri protagonisti della vita sociale e politica. Grazie a Barossa, consentitemi innanzitutto di ringraziare la dottoressa Raimondi che ha reso possibile questa sera, con la quale ho avuto il piacere e il privilegio di lavorare in queste settimane. Stasera parleremo, come è stato anticipato, di sanità pubblica, ma soprattutto di diritto alla salute. Parleremo di tutto ciò a cui che consegue alle privatizzazioni, ma anche di fenomeni corruttivi. Io non vi parlerò di questo, ho avuto la fortuna di poter fare il primo intervento e credo che debba essere fatta una premessa prima di un dibattito di questo tipo, perché ci sono alcuni spunti che vanno considerati. Io credo fermamente che la sanità pubblica, da tutelare senza se e senza ma, debba essere l'estrema ratio in testa a chi si assume la responsabilità di amministrare la nostra città, le nostre regioni, il nostro Stato. L'estrema ratio per tutelare la salute dei cittadini. Ma la salute dei cittadini, quel valore costituzionale riconosciuto nella Carta, va tutelata prima nell'azione amministrativa. La sanità pubblica deve subentrare solo nel momento in cui la patologia viene in essere. Ma ciò che oggi si deve chiedere necessariamente alla politica, a chiunque, ripeto, si assuma qualsiasi responsabilità di governo, innanzitutto a qualsiasi livello, ma a qualunque operatore che in ambito politico operi e lavori, è quello di fare scelte grazie alle quali possa migliorare la qualità della vita delle persone e quindi la salute possa essere tutelata prioritariamente, prima ancora di arrivare alla necessità di curare la patologia. Perché vedete, qualunque scelta che viene fatta da chi ha la responsabilità amministrativa incide sulla salute delle persone, qualsiasi. Posso farvi gli esempi più variegati, pensiamo alla mobilità. L'amministratore che sceglie, fa una scelta tra la mobilità pubblica e quella sostenibile, piuttosto che tra gli interessi individuali, e quindi andando incontro a tutte quelle persone che ritengono che sia necessario muoversi col proprio mezzo, fanno una scelta. Fanno una scelta che non potrà non incidere sulla salute pubblica. Nel momento in cui, per fare un altro esempio che mi viene in mente, valutiamo la gestione, è una vicenda della quale mi sto occupando in queste settimane, alla quale tengo molto, valutiamo la gestione per esempio nell'ambito delle società partecipate del Comune di Milano, delle modalità di assunzione e quindi dell'utilizzo reiterato, assolutamente fuori da ogni criterio, di contratti precari, e allora lì facciamo una scelta. Preferiamo dividerci un certo tipo di dividendi, ci sono società che versano a questo comune decine di milioni di euro l'anno e che magari tengono il 10-15% dei propri operai con contratti annuali rinnovabili di anno in anno. Ecco, quella è una scelta che incide sulla salute, incide sulla serenità di quelle famiglie, incide sulla salute psichica di quelle persone, ma può incidere anche può determinare anche patologie in sé per sé al lavoratore. Un altro esempio, triste purtroppo in questo momento storico, la manutenzione delle strade, la manutenzione delle infrastrutture, e di 2 giorni fa la tragedia di Genova, che difficilmente
potrà essere distolta ai nostri occhi. Ecco, quando un legislatore o quando il presidente di un consiglio di amministrazione, un amministratore unico di una società fa una scelta e allora decide tra l'economicità del poter tardare una determinata opera o farla subito, inciderà sulla salute della persona. E questo nesso è assolutamente inscindibile. E purtroppo oggi, purtroppo per tutta una serie di evenienze, di vicende storiche, di situazioni economiche e sociali, ci troviamo in un mondo nel quale, nella nostra carta costituzionale, il pareggio di bilancio, quindi il principio economico, è posto allo stesso livello degli altri diritti costituzionalmente riconosciuti e quindi del diritto alla salute. Io ho sempre sostenuto che ragionare in questi termini è semplicemente una follia, è un qualcosa di inaccettabile. Io non dico, sia chiaro, non invito nessuna violazione di accordi, trattati, di regole economiche. Io mi riferisco soltanto al buon spendere da parte degli amministratori le risorse che abbiamo. Io dico che non si può per nessun motivo porre sullo stesso piano la questione economica e la questione della qualità della vita dei cittadini e quindi della salute. E qui mi viene in aiuto il discorso finale del presidente Eisenhower, se non erro, sì, alla fine degli anni 60, fece alla nazione, dove per la prima volta si pose una domanda. Si domandò se la sempre maggior crescente necessità di fondi, che non potevano che provenire dal privato, se il fatto che i ricercatori fossero pagati dalle industrie private e che le stesse industrie private erano quelle che valutavano ed effettuavano le perizie necessarie poi alla politica per decidere. Ecco, il Presidente, già ancora prima degli anni 70, il Presidente Eisenhower si chiese se tutto questo non avrebbe determinato una mortificazione tale della scienza da porre in secondo piano le esigenze delle persone. Io penso che questi concetti che sono stati svolti mai quasi 50 anni fa, oggi sono molto, molto attuali. E tutto questo dipende dalla politica, ma dipende dai politici. Anche qui voglio richiamare delle parole di Gary Mullis, premio Nobel per la chimica, il quale in un testo del 93 fa questo inciso meraviglioso, proprio parlando della politica, dei consiglieri, dei politici, delle scelte che venivano fatte. Chi sono questi signori che si garantiscono un ottimo stipendio organizzando simposi scientifici e storie per i giornali? Non sono politici. I politici non capiscono niente di scienza. Vogliono solo far finta di capire. Qualcuno deve consigliarli. E chi sono questi consiglieri? Questa è una domanda importante, perché questa gente, che continua a venirsene fuori con dei disastri incombenti, che possono essere prevenuti da progetti governativi, sponsorizzati da politici informati e ben intenzionati, sta cercando di manipolarli. Sono parassiti, magari laureati in economia e sociologia, che non sono riusciti a trovare lavoro nel mondo della pubblicità e del marketing, e sono responsabili di molti di quelli che siamo portati, un anno dopo l'altro, a considerare i problemi nostri. Io penso che questo sia un'altra considerazione più che attuale. Oggi a chi fa politica non si chiedono competenze specifiche. Si chiede più di essere donna o uomo immagine, si chiede di saper comunicare, non di avere contenuti, competenze e capacità. Questo importa necessariamente che il politico non può far altro, ovviamente stiamo parlando del politico in buona fede, perché se c'è la malafede, se c'è la corruttela è un discorso completamente diverso, ma il politico in buona fede, anche il cittadino che decide di dedicarsi alla politica, per poter migliorare le cose, col migliore degli anni, si deve trovare ad essere consigliato. E molto spesso, per il numero, l'entità di competenze che si chiede a chiunque amministra a qualsiasi livello, non sarà in grado di valutare quelli che sono, quella che è la qualità dei consigli ricevuti. Molto spesso, troppo spesso, e qui viene tale, quello della partecipazione delle persone, dell'intelligenza collettiva, molto spesso il politico è lasciato solo, che il cittadino mediamente si occupa della politica al momento delle elezioni, magari oggi per qualche baruffa sui social, ma mai quando dovrebbe veramente interessarsi a cosa si sta facendo. E allora il politico rimane solo e si deve affidare ai propri consiglieri, ai propri tecnici.
I risultati di tutto questo sono l'equiparazione del diritto alla salute alle questioni economiche. E allora io credo seriamente che dobbiamo augurarci che chi domani si occupi di fare politica abbia la capacità, innanzitutto la responsabilità, di comprendere che sono ruoli per i quali ci vuole non una preparazione media, ma una preparazione molto elevata, una capacità di saper guardare a 360 gradi, soprattutto quando si è mista, di astrarsi soprattutto dalla propria parte politica e dalle proprie idee e di guardare l'interesse generale. Ma io mi auguro che chi domani decida di occuparsi di questo lo faccia insieme a tante persone che possano dare il loro apporto, la loro intelligenza collettiva, che arrivino dove il singolo non arriva, che arrivino ad aiutare chi ha la responsabilità di amministrare, di poter vagliare in maniera seria, in maniera ponderata, nell'interesse delle persone, quelli che sono i consigli, quelli che sono i dati tecnici che gli vengono dati. Ecco, io spero con questa introduzione di avervi dato degli spunti di riflessione sul ruolo della politica, anche di quella politica che sembra distante anni luce dalla sanità piuttosto che dal diritto alla salute per la vita dei cittadini. E spero, mi auguro, che questi spunti possano aiutarvi a riflettere e a sviluppare concetti nuovi che possano aiutare chi amministra, chi si occupa, chi si assume una responsabilità a qualsiasi livello, in coscienza, a far bene il proprio mestiere. Perché purtroppo oggi, purtroppo, e lo dico non con tanta esperienza, io faccio politica attiva da 5 o 6 anni e sono da 2 anni in questo Consiglio Comunale, quindi non ho una grande esperienza, ma in questi anni ho avuto modo di comprendere che anche la migliore persona integrata nel sistema ne viene risultata. È l'unico modo per poter portare avanti quei valori nei quali si crede, quei valori che ci si è impegnati con le persone che hanno dato la propria fiducia a portare avanti, è veramente complicatissimo. Purtroppo questo è un dato di fatto, al di là della buona o della cattiva fede. Io a questo punto, sperando di non avervi tediato troppo, sperando di avervi dato gli spunti di riflessione utili, lascerei la parola a chi invece entrerà nel merito del tema di questa sera e vi parla di sanità pubblica e della sua tutela. Grazie.